Il mare e i tramonti erano la cosa che Emily amava di più nella sua vita virtuale, specialmente da quando i suoi giorni scorrevano solitari. E ad Anna piaceva che a lei piacessero. Un posto ideale, pensò Emily, ma purtroppo non solitario come lei avrebbe desiderato. Scocciatori. Peter. Completamente cambiato, gonfio, involgarito. Ma era proprio lui, il più sognato e desiderato. Colui che le aveva definitivamente spezzato il cuore. E insieme a chi era Peter? Giovane, nuda, dalle forme provocanti, una cacciatrice nata. Ignara però di essere preda in questo momento. Ma questa volta Emily non sarebbe fuggita via. Ehi, cocca, smamma subito da qui. Se intravedo ancora il tuo culone entro 10 secondi, sarai orbitata in un posto freddo, brutto e solitario, da cui non riuscirai mai più ad uscire. You little bitch, what's with this behavior? Hasn't anyone taught you some manners? Calm down. No need to threaten me like that. Just pay me right away $100 and today, just today only, you can keep Mr. Muscle off of you. Have fun with him on your own. Giovane e avida, sì, ma ancora poco edotta sul valore del denaro. Oh shit, where the hell are you going? Emily! Vorrei poterti dire che è bello rivederti, ma ti rendi conto di cosa mi hai fatto perdere oggi? Un nuovo trofeo nella bacheca delle tue conquiste? Stavamo solo parlando di affari. Davvero? Vediamo un po' queste pose balls. Extreme sex. È molto adatto a una conversazione d'affari. Tanto tempo che non ci incontravamo e non rinunci ancora al ruolo della fidanzata gelosa. Sei sempre stata così diffidente, Emily. Al contrario, Peter. Non sono stata diffidente, ma ingenua. Ora so, come tutti sapevano, cosa fai tu qui. Ma che dici? Sempre alla ricerca di newbie, vero? Scegli le più graziose e le più ambiziose e ci diverti con la scusa di insegnar loro l'amore virtuale. Infine gli porti via fino all'ultimo dollaro per il tuo progetto. Il grande progetto che non realizzerai mai. Non con te. O forse sì. Perché il vero progetto è questo: ingannare e derubare le debuttanti. Non con te, Amy. Non con te. Con me hai fatto molto di peggio. O lo hai dimenticato? Mi hai abbandonato dopo aver preso tutto il mio cuore. L'ho fatto per te. Per me. Eravamo belli e innamorati. E tu mi hai cancellata da un momento all'altro. Mi hai messa in mute. Hai rifiutato i miei messaggi. Non hai più ascoltato una sola parola da me. E avresti fatto tutto questo per me? Ascoltami. Sta lontano. Posso spiegarti tutto, ma andiamo via da qui. C'è un solo posto in cui potrei seguirti. Dove ci siamo incontrati la prima volta. Un giardino con tanti fiori e fontane. Ricordi?
Era un'altalena con cui abbiamo giocato a lungo, come bambini. E come una bimba ero felice. Mi sembrava di averti già conosciuto e cercato per tanto tempo. Tornando lì, capirò se è stata soltanto un'illusione. Non mi sembra una buona idea, Emily. Portami ci passa. Come vuoi tu, Amy. Non è questo il posto. Hai sbagliato. Non ho sbagliato affatto. Lì c'era la nostra altalena. Non è rimasto più niente. In una sola notte hanno cancellato ogni cosa. Come hai fatto tu con me? Lasciami raccontare. Quando poco fa mi hai detto, mi sembrava di conoscerti e per tanto tempo averti cercato. Mi hai colpito molto. L'identica cosa che avevo sentito io per te. Come se tu riempissi il grande vuoto della mia vita e tu, solo tu, fossi l'unica che io avessi mai desiderato incontrare. Ma io non ero chi ti ho fatto credere. Il primo computer della mia vita, un Commodore 64, un regalo. Ma non eri il ragazzino dodicenne che, insieme alla sorella, lo ricevette. Ero il papà. Ben poco tempo hanno avuto quei poveri ragazzi per giocarci. Da quel giorno i computer mi sono entrati nel sangue. Sono diventati la passione bruciante della mia vita. Tu, Amy, sei poco più che una ragazza. Se hai fatto un po' di punti avrei capito. Nella vita reale potrei forse esserti nonna. Ma non ti ho lasciata per questo. Cosa ne è stato di quella famiglia? Quella famiglia non ha più importanza. Ti ho lasciata, Emily, perché non potevo fare a meno di te. Avrei voluto a tutti i costi incontrarti. Anche se non sapevo chi fossi. Non sarebbe stato difficile per me, sono bravo in queste cose. Peter, come Peter Pan non avrei voluto crescere mai. Cercavo qui ragazze sempre più giovani, non per rubar loro soldi, come forse ti hanno detto. Se avessi potuto avrei rubato loro gli anni che a me fuggivano. Sei arrivata tu e ho dovuto ammettere a me stesso che il gioco era finito. Peter, ma avrei dovuto chiamarmi Dorian. Il mio ritratto è quello che sta dietro lo schermo. Sono malato, Emily. 30 anni davanti a un monitor mi hanno consumato. Ricordi tutti quei crash? Non era il PC, era il mio cuore. Non volevo lasciarti, ma cos'altro avrei potuto fare? Emily! Emily! Ma va al diavolo! Emily! Emily! I'm looking for me, baby. Oh, shit. Don't leave me, leave me. Ma Emily già da un po' era andata via a godere di un nuovo tramonto. Insieme al sole calante scendeva su di lei il flusso dei pensieri e dei ricordi di Anna. Era una piccola famiglia felice. Suo fratellino, il papà. Anna stessa.
sua mamma. Già con quel computer il papà avrebbe finito col giocare lui solo e poi ne avrebbe portati tanti altri in una sorta di ossessione senza fine. Come era preso da quelle attività e quanto lo ammirava sua madre, Salvo cominciare affettuosamente a rimproverargli di trascurare un po' la famiglia per quelle macchine. Trascurando, non riuscivano quasi più a parlargli, sempre alla tastiera a battere tasti, inventando nuove diavolerie e chattando con sconosciuti da tutto il mondo. E i rimproveri della mamma sempre più insistenti e più inascoltati. Finché un giorno se ne andava, con una ragazza di quasi 30 anni più giovane, venuta da chissà quale lontano paese, a conoscere quell'uomo che appariva così affascinante nelle chat. Una storia che non sarebbe durata molto a lungo, ma lui non tornò mai più. È stato molto brutto, Anna. Bruttissimo. Ci sentimmo tutti traditi, io in particolare. Ma mia madre fu quella che ne soffrì di più, fino ad ammalarsene. Il giardino non più curato si trasformò presto come quello del tuo incontro con Peter. E di nostro padre, che si era trasferito in un'altra città, forse un altro paese. In breve non sapemmo più niente. Quanto lo odiai, ma quanto mi mancava e tantissimo ho desiderato rivederlo, per abbracciarlo e ucciderlo. Non sapevo, a volte l'uno, a volte l'altro. Ora non importa più davvero. Non sei in fondo così furbo, Peter. Ho già 40 anni e non te ne sei mai accorto. No, non potresti essere mio nonno. Addio. Thank you.